Ciao manutentori, oggi vedremo un video che mi hanno chiesto in tantissimi. Non me l'ha chiesto nessuno. Però ci tenevo a farlo perché interessava a me come si cambia la lampadina del farontinebbia anteriore della grande punto. Vi invito subito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle novità, attivando la campanella e vi lascio al video, ma prima sigla! Come dicevo, vedremo lo smontaggio e il cambio lampadina del faro antinebbia anteriore. È un tutorial un po' anomalo, perché è impossibile infilare la telecamera per farvi vedere come si smonta la lampadina. Quindi una volta che si sa come fare, si va a tatto. Ma altrimenti... ecco. Quindi ho smontato il faro, così facciamo due tutorial in uno. Smontaggio del faro antinebbia e sostituzione lampadina. Buon video! Vediamo come sostituire la lampadina del faro antinebbia. Però siccome è impossibile farvelo vedere, perché la telecamera, ma neanche una telecamera endoscopica ci vuole per il posto in cui è, cioè con le mani si tocca e si va bene una volta che si sa cosa fare, però per farvelo vedere è impossibile, quindi ne approfittiamo, facciamo anche lo smontaggio del fendinebbia, anzi il rimontaggio, perché per farvi vedere la sostituzione della lampadina dovevo smontarlo. È facilissimo, è una lampadina H1 con un solo contatto. Una volta che abbiamo, qui c'è una ghiera proprio che si gira, è a baionetta, facilissimo, si dà un colpetto in senso antiorario, dopodiché esce e c'è un connettore, uno solo, attaccato alla lampada. Si tira il connettore e la nostra ghiera, non so se si vede qua sotto, è a penzoloni. Poi la vediamo più da vicino. A questo punto la lampada è semplicissima, ci sono due molle metalliche, non si fa altro che spostarle e mandarle al di là di questi dentini che ci sono, così rimangono scostate, né più e né meno, così, eccolo qua. E a quel punto si estrae la lampadina, un H1, la più bella ed economica che esista. Ecco, la lampadina va inserita così, vedete che ha una parte tagliata, come, eccola qua, piatta. Qui c'è un dente, parte piatta va fatta combaciare col dente, cioè va qua, in questa posizione la parte piatta. Una volta che abbiamo riaccostato la lampadina non facciamo altro che far scattare in sede le due molle e siamo a posto. E possiamo rimettere sul connettore e chiudere la ghiera, il tutto infilando il braccio sotto al paraurti. Adesso andiamo a vedere come si toglie e mette questo. Sia per toglierlo che per metterlo si solleva un po' l'auto. Adesso l'auto è un po' sollevata, la ruota è 2 cm alzata da terra. Questo perché qui sotto c'è giusto giusto il buco per far uscire qua, c'è giusto giusto il buco per far uscire il faro, anche senza smontare il passaruota, che sarebbe ancora meglio per avere ancora più spazio. Però anche senza smontare il passaruota c'è lo spazio. Ecco, poi non so se, siccome è da tutte e due le parti che ho questo spazio, penso sia fatto apposta, che non sia che il passaruota è rotto e c'era una protezione mancante. Quindi quando lo si smonta si troveranno le viti un po' bloccate, quindi nelle sedi delle viti ci andiamo a spruzzare lo svitol, che in un posto molto esposto sempre conveniente un po' di svitol. Stessa cosa per le tre viti, infatti una l'ho trovata abbastanza rugginosa, poi attenzione che questo è vetro vero, quindi a non farlo cadere, cioè perché proprio qua sotto esposto agli urti ci hanno messo il vetro, vabbè, comunque. Allora, per toglierlo è stato facile, è bastato tirare senza neanche alzare l'auto. Per metterlo, il dente lungo questo, che poi il supporto inferiore, va verso l'alto, lo si infila così. Eccolo qua, abbastanza semplice, no? Basta sapere qual è il verso. Voi lo troverete così, quindi avremo tre viti, una, due e tre. Basta, semplicissimo, no? Una volta che abbiamo tolto le tre viti, lo facciamo uscire inclinandolo verso il basso, così. Prima esce questo supporto, poi esce quello superiore e per ultimo questo. Eccolo qua. Allora, vediamo come richiudere la ghiera. Allora, anche qui sul connettore, sempre bene mettere un po' di svitol.
Io uso Svitol, se volete usare un disossidante per contatti elettrici va bene lo stesso. Ok, basta poco. Quindi si va ad agganciare, tenete conto che il faro sarà messo così, quindi si va ad agganciare il connettore là e poi si va a chiudere la ghiera, tac e tac, eccolo qua, aspetta, ho fatto uno scatto, quando entra, ecco, a questo punto, eccolo qua, fissato. Adesso lo vado ad aprire di nuovo perché mi viene meglio mettere su il faro senza che questo sia attaccato. Quindi abbiamo detto prima braccio lungo, poi sul faro. Primo braccio lungo, ok, ruotare, magari il filo qua potrebbe andare un po' in mezzo, ma lo spostate con le mani, eccolo qua. Ok, prima dicevo, intanto che facevo rumore, stavo dicendo che questo potrebbe andare un po' in mezzo perché finisce qua sotto, quindi state attenti a non prenderlo dentro, a non impigliare i vari bracci di sostegno. Ok, a questo punto andiamo a chiudere le viti. È una brugola da 5, normale, non Torx, no, è più tanto. Ok, la coppia è relativamente bassa. Andiamo a inserire il connettore, a questo punto bisogna andare a tatto, ok, e a chiudere la ghiera. A posto, è il nostro fendinebbia, è smontato, rimontato ed eventualmente si poteva anche sostituire la lampadina. Chiaramente per sostituire la lampadina la procedura è quella che vi ho fatto vedere all'inizio. Ciao! Bene, spero che il tutorial sia utile a più di qualcuno nel caso di rottura dell'antinebbia, nel caso di bruciatura della lampadina. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità. Vi do appuntamento ogni venerdì alle 16:30 per i tutorial automobilistici e ogni lunedì sempre alle 16:30 per il resto del mio canale, l'altra faccia del Caimano. Ciao ragazzi.